potete... Come state? Siete stati bravissimi. Che gruppi, che ragazzi sono? Sono, allora, noi abbiamo, come dire, le parrocchie si sono... Dalla parrocchia del Carmelo alla Caritas di Termoli per questa iniziativa di Natale. Abbiamo preparato dei pacchi per i più bisognosi, abbiamo messo all'interno un dolce che richiama appunto l'atmosfera natalizia, qualcosa di utile come dei guanti o un cappello e un biglietto di auguri per far sentire la nostra vicinanza. Qual è l'atmosfera che si registra nella società di oggi? Tanta difficoltà, visto il periodo storico, ci sono appunto le nuove povertà di chi ha perso il lavoro a causa di questa crisi. A distanza di pochi giorni rincontriamo di nuovo Suor Lidia Gatti per questa iniziativa molto significativa in prossimità del Natale. Sì, è un'iniziativa organizzata da Caritas, ma che si mette in rete un po' con tutte le Caritas delle diverse diocesi d'Italia. È un'iniziativa che vuole riportare ancora una volta l'attenzione sui nostri amici senza dimora. Diciamo che l'intento è quello di mantenere l'attenzione su di loro. E abbiamo cercato di farlo in un modo un po' particolare quest'anno, coinvolgendo le parrocchie e i giovani in particolare nella preparazione di doni per i nostri amici. Essi si sono impegnati a dover preparare in ogni scatola di scarpe che poi hanno avvolto in una carta regalo tutto quello che può servire per la strada, quindi qualcosa di caldo, detergente per le mani per vivere meglio questo periodo che stiamo vivendo, un dolciume, un passatempo che consiste in un libro oppure in parole crociate e un bigliettino gentile che accompagna ogni pacco. La risposta è stata una risposta positiva da parte delle parrocchie che insieme diciamo ai catechisti e ai loro educatori i ragazzi si sono impegnati a prepararli. Quindi è una iniziativa che viene riservata solo alle parrocchie o anche i privati possono venire? No, come lei ha visto prima, ci sono dei privati che oggi abbiamo dato appuntamento, spontaneamente stanno venendo a portare quello che hanno preparato, il pacco che hanno preparato. Uno dei momenti più importanti di aggregazione, servizio, di sussidiarietà della Caritas di Termoli è il pranzo di Natale per sì. Chi è solo e... Allora, noi stiamo facendo pranzo d'asporto dal mese di marzo. Cercheremo di capire se per il giorno di Natale è possibile che i nostri amici pranzino a tavola con le dovute distanze e con tutte le accortezze che ci vengono indicate. Non abbiamo ancora deciso, ma stiamo decidendo. Grazie. Prego. Te la porti perché è una scatola piena di mascherine per i bimbi, per lo sparare vanno bene. Le mascherine piccole. Sì, va bene. Sì, qualcuno ce l'ha. È il solito signore che ci rimanda ogni anno. Oh no, può stare, non si preoccupi, anzi è meglio. Dovevo passare. Ma l'ho detto, siete stati bravissimi. Sta arrivando il Sacro Cuore. Sì, allora è roba nuova. Allora, questa è invece... Io lo lascio lì, è tipo un ufficio. No, vabbè, questa no, questa anziché impacchettare hanno la messo nella... Ah, e poi l'ha fatta la trincetta. E poi la prendiamo tutti. Se no, poi la posizione. Aspetta, ci saranno altri ragazzi che arrivano.